Benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner. Siamo in compagnia oggi dell'avvocato Olimpio Stucchi, managing partner di Uniolex Stucchi & Partners. Buongiorno e benvenuto, avvocato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ecco, oggi, avvocato, parliamo delle prossime sfide per il mondo del lavoro, che diciamo che è quello, tra virgolette, più esposto e più diciamo sollecitato da questo particolare periodo di emergenza sanitaria. E, avvocato, io partirei subito da un tema molto caldo che ha suscitato un dibattito intenso in questi giorni e che è legato all'arrivo del vaccino anti-Covid. Avvocato, si possono effettivamente licenziare i cosiddetti Novax? Questione complessa, soprattutto dal punto di vista tecnico, quindi ci vuole qualche premessa di tipo tecnico per poi capire meglio lo sviluppo del ragionamento. Allora, anzitutto, la legge impone ai datori di lavoro di tutelare la salute dei dipendenti rispetto ai rischi specifici legati all'ambiente aziendale e alle lavorazioni che vengono svolte in azienda. Non vi è invece alcun obbligo di tutela della salute dei lavoratori quando il rischio sia di carattere generale ed immanente alla vita extralavorativa, come ad esempio nel caso del Covid, a meno che la lavorazione o l'ambiente di lavoro in quanto tali non comportino un aggravio di quello che è il rischio base del luogo di lavoro o una maggiore esposizione al rischio. Questa è un po' la premessa dalla quale dobbiamo partire per capirci bene. Ecco, a fronte del rischio Covid, noi ci siamo trovati di fronte, e le aziende si sono trovate di fronte, a quello che è un rischio certamente ulteriore rispetto ai rischi che si conoscevano prima, che però ha una sua genesi di tipo extralavorativo, perché non nasce in azienda, non è legato alle problematiche aziendali. Attenzione, questo in linea generale, non è proprio così per tutte. Pensiamo per esempio al personale medico-infermieristico negli ospedali. Per loro è sicuramente un rischio lavorativo. Bene, a fronte di questo, del sopravvenire di questo rischio, le aziende per prima cosa sono corse ad aggiornare DUVRI, il cosiddetto documento unico di valutazione dei rischi, per vedere se la situazione aziendale portava una maggiore complessità, una maggiore esposizione al rischio. Ecco, in relazione a questo, le misure che sono state prese sono state di procedere, laddove possibile, con lo smart working, procedere ad una ulteriore sanificazione, alla revisione degli spazi di lavoro, alla gestione in modo diverso degli ingressi in azienda, il posizionamento in azienda, il triage continuo, l'uso delle mascherine, il distanziamento, tutte misure di carattere generale che hanno poi portato le aziende in alcuni casi a considerare di rivedere o integrare i protocolli aziendali, i protocolli sanitari aziendali e eventualmente le misure di sorveglianza. Ora è arrivato il vaccino. Sì. Vaccino che non è che sia così diffuso di sti Sì, tempi. al di là appunto dell'implementazione, certo. Però diciamo che è arrivato. Le aziende non possono far più finta che il tema Covid si possa affrontare solo con le misure di un anno fa, Sì. perché oggi c'è uno strumento per affrontare il virus Covid ulteriore e quindi deve essere considerato. Però, trattandosi di un rischio in linea generale di tipo extralavorativo, il vaccino Covid non ha una stretta inerenza ai rischi specifici aziendali, quindi non può essere considerato
un cosiddetto DPI. Conseguentemente, e sempre in linea generale, non vi è obbligo per le aziende di procedersi a somministrazione del vaccino rispetto ai propri dipendenti, perché non si tratta di una misura obbligatoria per la gestione di un rischio aziendale. Il rischio è prevalentemente a carattere extralavorativo, può avere un ingresso in azienda, ma comunque con una provenienza esterna. Conseguentemente, le aziende non hanno obbligo di dover considerare le tematiche di salute dei dipendenti rispetto al rischio Covid. Intendiamoci però considerarlo rispetto all'applicazione del vaccino e ripeto, sempre su base generale. Perché? Perché invece ci sono delle aziende, dei datori di lavoro rispetto ai quali il virus Covid genera un rischio di carattere lavorativo. Pensiamo agli ambienti ospedalieri rispetto al personale medico-infermieristico, anzitutto. Pensiamo anche ai laboratori di analisi, a tutti coloro che fanno le analisi dei tamponi. Rispetto a queste attività, il virus Covid genera un rischio lavorativo. Non è solo una questione di esposizione proveniente dall'esterno, no, no, è proprio un contatto frequente sull'ambiente di lavoro da parte di personale dipendenti con il virus. Contatto ulteriore rispetto a quello che si avrebbe nella vita extralavorativa. Quindi, non si può rispetto a questo tema fare un discorso di carattere generalistico, ma bisogna andare a vedere azienda per azienda, attività merceologica per attività merceologica, differenziare per vedere se vi è un'incidenza rispetto, all'ambiente di lavoro, alle lavorazioni, se quindi c'è la genesi di un rischio specifico. Ma avvocato, quindi servirebbero delle linee guida? Direi di no. E direi di no perché c'è il rischio una volta di più di imbalsamare le situazioni perdendo di vista quella che è la tipicità aziendale. Io credo che i datori di lavoro debbano coinvolgere i medici competenti e tanto quanto hanno aggiornato il Duvri ad inizio pandemia, debbano considerare la situazione generale aziendale, il contatto con il pubblico, l'ambiente di lavoro, le varie posizioni lavorative al proprio interno, quindi vagliare se vi siano situazioni di rischio o di maggiore esposizione al rischio, considerate il Covid, ma questa è una valutazione di tipo medico, che va fatta caso per caso, azienda per azienda, e l'azienda proprio interno potrebbe avere dei dipendenti che hanno un'esposizione e altri che non ce l'hanno. Esatto, quindi all'interno della stessa azienda potrebbero esserci dei dipendenti, tra virgolette, che potrebbero essere obbligati. Certo. Maggiormente esposti e altri con un'esposizione nulla. Beh, allora, pensiamo per esempio negli ospedali. Il personale amministrativo, se lavora in ufficio, ha un'esposizione, diciamo bassa, è l'ambiente in generale. Il personale medico infermieristico di reparto Covid è chiaro che ha un'esposizione massima. Il personale medico infermieristico di altri reparti potrebbe averlo, ma non è detto. Si tratta di vedere sul campo come è organizzato l'ospedale, come è organizzato il singolo reparto. Per esempio, potrebbe esserci del personale che fa front office, che è amministrativo e non è medico infermieristico, ma potrebbe essere in un'area intermedia tra il reparto e il vero e proprio back office.
Queste sono situazioni da valutare nel concreto e ogni azienda, assieme al medico competente, può fare le migliori valutazioni del caso. Io credo che delle linee guida creerebbero un'inutile ingessatura perché calerebbero dall'alto un Certo. abito preconfezionato o troppo stretto o troppo largo rispetto alla situazione del caso. Diciamo che servono semmai delle linee guida interne all'azienda. Potrebbe essere utile ripensare a uno strumento simile, ma comparto per comparto, rispetto al protocollo condiviso parti sociali del 24 aprile. Quello Certo, potrebbe essere certo. una buona soluzione, ma da vagliare, ripeto, caso per caso. Caso per caso intendo comparto per comparto, quantomeno avere un'indicazione e poi le singole aziende fanno le loro valutazioni. Allora, detto questo, e quindi che cosa devono fare le aziende? Sì. Adesso consideriamo cosa, la questione emersa a cavallo di fine anno, ma Sì. se io mi ritrovo il dipendente Novax, lo posso licenziare? Bene, posta così la situazione, la questione pare semplice, però dobbiamo fare i conti col panorama normativo in materia di licenziamenti, della nostra Repubblica Italiana, che è tutt'altro che semplice, anzi piuttosto complesso. Su un piede verrebbe da dire, secondo buon senso, che in una situazione come quella che stiamo vivendo, se un dipendente rifiuta di fare una vaccinazione pubblica, lo ripeto, beh, nei fatti espone non solo se stesso, ma anche tanti altri, i suoi colleghi di lavoro, ad un rischio di contagio, che molto probabilmente i colleghi di lavoro possono anche non gradire. Bene, a fronte di questo, l'azienda può licenziare. E beh, prima di arrivare al licenziamento ci sono parecchi passaggi valutativi che devono essere compiuti dalle aziende. Allora, anzitutto, l'azienda deve valutare, come dicevo prima, il livello di rischiosità della situazione aziendale e quindi, rispetto al singolo dipendente, deve vedere dove lavora, quali sono le sue mansioni e se ci sono sì o no previsioni del protocollo sanitario. Perché? Perché se le mansioni che dovrebbe svolgere questo dipendente lo consentono, allora la misura numero uno che un'azienda dovrebbe adottare è mettere in smart working coattivo il lavoratore, in modo tale da evitare una possibilità di contagio, cioè che sia un fattore di rischio per gli altri. Se però le mansioni non lo consentono e quindi devono essere svolte in azienda, in presenza, l'azienda deve valutare se sia possibile cambiare le mansioni e quindi attribuirle compatibilmente con le previsioni dell'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori altre mansioni che non prevedano contatto con gli Sì. altri dipendenti. Ovvero, se queste mansioni sono da svolgere comunque in azienda, delle mansioni sotto obbligo costante di triage, distanziamento, mascherine e controlli. Certo. Quali controlli? Controlli, per esempio, sottoponendo frequentemente quel dipendente a test molecolari. Certo è che a questo punto si deve valutare se vi sia una residua utilità della prestazione di questo dipendente. Vale a dire, ti ho assunto per fare una determinata attività. Sto valutando se posso fartene fare altra perché quella che tu svolgi la svolgevi a contatto con altri lavoratori.
E se alla fine faccio fatica a trovare qualcosa da farti fare, mi devo seriamente interrogare se ti posso adibire utilmente a qualche attività, sì o no. Attenzione però, questo è un percorso, questo che ho delineato, di carattere generalistico. Poi bisogna Certo. fare le valutazioni caso per caso, perché non dimentichiamoci che il licenziamento, una volta erogato, è il licenziamento del signor Tizio, che ha una certa classificazione, certe mansioni, lavora per una certa azienda. Non è mica detto che le valutazioni fatte su di lui valgano bene rispetto ad altre aziende. Le valutazioni vanno fatte caso per caso. E poi alla fine ogni datore di lavoro deve valutare, tenendo Certo, conto che in certo. Italia il licenziamento è sempre un'estrema ratio. Sì, che poi appunto, E avvocato, passando poi a una nuova tematica sempre legata, mancano giusto pochi minuti, le chiedo in tema proprio di licenziamenti, siamo ovviamente sempre all'interno del periodo del blocco dei licenziamenti che durerà, fino al 31 marzo, ma quindi le aziende possono ancora licenziare? allora, noi abbiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 di marzo, però già si parla di estenderlo al 30 di giugno, con una variante. Qualcuno nel governo vorrebbe una proroga secca fino al 30 di giugno, qualcun altro invece sta pensando ad una proroga del divieto di licenziamento a valere soltanto, per quelle aziende che utilizzeranno la cassa Covid. Sì. Già però noi ci troviamo con uno stato di emergenza che oggi è prolungato fino al 30 di aprile. Quindi già abbiamo uno sfalsamento. Ad oggi non si può licenziare per giustificato motivo. E questo vale sia per le aziende piccole, quelle nella cosiddetta tutela obbligatoria, quindi quelle con meno di 15 dipendenti, sia per le aziende più grandi, quelle con più di 15 dipendenti. Il giustificato motivo oggettivo non può essere utilizzato e il giustificato motivo riguarda i licenziamenti economici, quelli per motivi organizzativi, tecnici o produttivi. Idem non si può aprire procedure di licenziamento collettivo, la cosiddetta mobilità. Si può ancora licenziare oggi? Beh, allora l'ultima proroga ha lasciato tre aree abbastanza ridotte, una per il caso di fallimento nel momento in cui non c'è l'esercizio provvisorio, una nel momento in cui ci sia cessazione definitiva dell'attività per messa in liquidazione e la terza sono gli accordi sindacali per gli esuberi dei lavoratori. Quindi possono essere licenziati nonostante il divieto, quei lavoratori che con accordo sindacale, meglio, che aderiscano all'accordo sindacale che consenta il licenziamento per le ragioni della legge 223 e quindi percependo un incentivo all'esodo e successivamente la NASPI. Allora, abbiamo già avuto delle pronunce su questo punto, prime tre sentenze di novembre, se non ricordo male, Milano, Roma e Mantova, hanno dichiarato nulli i licenziamenti e hanno reintegrato i dipendenti. C'è recentissima una sentenza del Tribunale Ravenna dei primi di gennaio che ha dichiarato soggetto al blocco dei licenziamenti anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni. Personalmente non sono d'accordo perché l'idoneità sopravvenuta nulla c'entra con la causale economica, nulla c'entra col Covid, è solo il lavoratore che, poverino, nel corso del rapporto di lavoro non può più fare le attività per le quali è stato assunto. Ciononostante, questa normativa è stata elasticizzata ed è stata applicata anche a questo tipo di causali. A fronte di tutto questo, si può ancora licenziare oggi? Sì, ma il perimetro è ristretto, quindi Sì. si può licenziare per giusta causa, o per giustificato motivo soggettivo.
Quindi per tutte quelle causali dove vi sia un inadempimento grave o gravissimo da parte del dipendente. Certo. Mancato superamento del periodo di prova, questa è un'altra Sì. causale, superamento del cosiddetto periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, come previsto dai contratti collettivi. E poi c'è il tema dei dirigenti. Personalmente sono dell'opinione che questo blocco dei licenziamenti non si applica ai dirigenti, perché ai dirigenti non si applica l'articolo 3 della legge 604 che disciplina il giustificato motivo oggettivo, però una volta di più qualcuno cerca di far dire alle norme cose diverse. Mettiamola così. Il divieto di licenziamento poteva avere un senso nel momento iniziale, nella punta dell'iceberg. Certo. Francamente, un anno dopo siamo lontanissimi dalla punta dell'iceberg. All'estero, in Sì. Germania per esempio, il blocco dei licenziamenti è finito, se non ricordo male, 3-4 mesi dopo l'inizio della pandemia. Hanno adottato soluzioni diverse, lasciando le aziende libere di prendere le misure organizzative, più idonee al caso, aiutando le aziende a stare in piedi e a ristrutturarsi, cosa che in Italia non è stato fatto. Si è detto alle aziende: no, tu non puoi licenziare, mi prendo io in carico il costo dei dipendenti che tu ti tieni a libro paga, chiedi la cassa, poi i soldi della cassa non arrivano, poi non sempre si può chiedere la cassa, a volte si va oltre i requisiti per chiedere la cassa e le Certo. aziende si ritrovano nel pantano in cui si trovano oggi. Questa una volta di più è la morale italiana di come si affrontano e si gestiscono problemi enormi. Avvocato, la ringrazio molto per il suo contributo che lascia aperte importanti riflessioni. Grazie, avvocato Olimpio Stucchi, Managing Partner di Uniolex Stucchi & Partner. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.